3, 2, 1, fuoco! Cominciate all'alba e durate circa 3 ore le operazioni di disinnesco di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale ritrovato sulle sponde del torrente Orco a Chivasso. Gli artificieri dell'esercito hanno concluso nella mattinata le attività di neutralizzazione della bomba d'aereo da 1000 libbre rinvenuta durante dei lavori di manutenzione sulle sponde. L'ordigno, un modello americano dal peso complessivo di circa 450 kg, di cui 250 solo di esplosivo, montava 2 spolette meccaniche a percussione. Il rinvenimento è stato effettuato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, deputata all'effettuazione e alla manutenzione delle sponde del torrente, che ha provveduto immediatamente a segnalare la scoperta alle autorità competenti. La segnalazione, infatti, è giunta per il tramite della Prefettura di Torino e del Comando Truppe Alpine dell'Esercito al 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano, un'unità specializzata della Brigata Alpina Taurinense. Questa mattina gli artificieri dell'esercito, effettivi al 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense, hanno effettuato con successo la neutralizzazione di una bomba d'aereo da circa 450 kg ritrovata nel territorio di Chivasso. Le procedure sono iniziate col despolettamento della bomba e successivo trasporto in cava per la distruzione. Solo nel 2022 gli artificieri dell'esercito hanno effettuato la neutralizzazione di ben 31.000 ordigni esplosivi trovati sul territorio nazionale.